Bentornati a tutti. Oggi è martedì, 28 marzo, 2023. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Acquario. Segno fortunato. Tornare ragazzini vi ricarica. Grossi problemi oggi non ne avete, le magagne sono di vecchia data, basta non impuntarvi nel tentativo di neutralizzarle. Complice il sestile in gioco tra la luna frizzante in gemelli e il trio sole giove mercurio, sempre disponibile per voi, vi sentite felici e soddisfatti ovunque, a casa, a scuola, sul lavoro e con chiunque vi trovate bene, chiacchierando del più o del meno, o condividendo interessi culturali e opinioni sull'attualità. Pensando in positivo tornate ragazzini, ancora liberi da condizionamenti e felici di sperimentare, a riparo da inutili timori. Bene anche gli affari, unico neo l'ingenuità, va bene mostrarsi disponibili, ma non indossate la mantellina rossa col cappuccio, il lupo ha in mente solo una cosa. Mangiarvi. Volete un antidoto? Niente trappole o veleno, ma un po' di diffidenza sì. Litigi e instabilità nelle coppie. Alcuni partner soffrono dell'indifferenza dell'altro e potrebbero decidere di mollare. Possibili delusioni in amore anche a causa di progetti naufragati. Un nuovo incontro, potrebbe trattarsi di un amore nuovo. Anche da vivere in clandestinità. Coronerete presto i vostri obiettivi. Basta non fidarsi dei falsi amici e di quelli che non vi frequentano con lealtà e sincerità. Il lavoro vi vede impegnati in una fase particolarmente difficile, dovrete trovare le energie emotive per impegnarvi a fondo. Non aspettatevi gratifiche o riconoscimenti, è un periodo difficile ed è facile che siate scoraggiati. Chi cerca un lavoro dovrà affidarsi alla ricerca di qualche contratto a termine. Se qualcuno oggi vi sembrerà particolarmente appiccicoso e dolce, non è certo che lo faccia per mirare a qualcosa. Potrebbe essere anche vera devozione verso la vostra persona. L'amore potrebbe andare discretamente solo se riuscissi a essere più aperto e a liberarti di vecchi pregiudizi. Una persona che vi interessa oggi avrà solo occhi per voi. Cercate di interessarlo ancora di più e non restate alla finestra a compiacervi, agite in fretta se volete trarne profitto. Vi sentirete soddisfatti e rilassati. In effetti farete meglio da soli ogni cosa, quindi vale la pena di tentare. Un nuovo incontro, anche se non immediato, si profila all'orizzonte. Ottime possibilità di conquistare stima e fiducia della persona che avete nel cuore, mostratevi interessati a ogni cosa che fa e, se occorre, cercate di farvi coinvolgere. Nuove amicizie non potranno che farvi bene e portarvi in nuove dimensioni da vivere in modo approfondito. Siate sempre voi stessi ma apritevi agli altri. Oggi non dovrete guardare lontano per trovare spunti di ispirazione sulla strada migliore da seguire, guardatevi bene in giro e assecondate il vostro istinto. In questa giornata non potete fare a meno di essere allegri e di pensare positivamente al futuro che si sta aprendo davanti a voi. Brillanti novità in amore per le nate nella terza decade, regalatevi qualche cura di bellezza in più e risolvete eventuali piccoli problemi di salute. In amore vivrete momenti esaltanti, ma solo se vi lascerete andare. Piano dei transiti di inizio primavera eccellente, anche se Urano continua il suo viaggio nel segno contrastante, vostro nemico, amatissimo del Toro e vi provoca su più fronti intimi e privati. Non vi curate di un clima caotico che si respira in casa e concentratevi sulle vostre occupazioni. Grande partenza di una nuova settimana che può regalare soddisfazioni a livello professionale, e allora ben vengano le nuove idee. Se devi cambiare, se in questo periodo c'è qualcuno che ti fa proposte, valutale con molta attenzione perché Giove sarà attivo fino alla metà di maggio. La giornata promette bene dal punto di vista professionale. Ma dal lato sentimentale potreste trovare qualche difficoltà nelle dichiarazioni. Non siete stati abituati o non volete proprio farne? Coloro che vi sono vicino ne hanno bisogno per sentirsi importanti, desiderati o quantomeno apprezzati per quello che sono e per il modo nel quale vi stanno vicini. Non è chiedervi troppo, quindi cercate di migliorare. Inizio di settimana la luna frizzante in gemelli, segno d'aria intrigono al vostro, amante della chiacchiera, della vita sociale,
degli spettacoli. Danza, cinema, teatro, riserve inesauribili di stimoli e di ispirazioni da mettere a fuoco, se poi oggi considerate che si celebra la Giornata Mondiale del Teatro, si può ben capire perché vi sentite al centro della scena, empatici nell'approccio, brillanti nell'eloquio. Amore ed Eros. Dialogo di coppia intenso e coinvolgente, tra voi e il partner c'è un amore smisurato, ne siete consapevoli e siete grati al destino che vi ha fatto incontrare, l'amore è una cosa meravigliosa, fiducia e comprensione ne fanno un'esperienza unica, beati voi. Grandi effusioni e chiacchierate fitto fitto con la vostra dolce metà, che dimostra di apprezzare i vostri discorsi, rispondendo con lunghissimi baci. Cari Acquario, le cose inizieranno per il meglio e avrete Saturno e Marte nel vostro segno. Avete voglia di cambiare la vostra vita e potrete farlo ma non subito. Venere finalmente, dal 3 aprile vi guarderà benevola. Coraggio. Il rapporto con il partner sta soffrendo di molti litigi, a volte causati da questioni davvero futili. Cercate di essere più calmi e comprensivi. Se la dolce metà vi chiede aiuto non voltatevi dall'altra parte, facendo finta di nulla. Pensate se toccasse. Nettuno e Saturno sono positivi per voi dal segno buon vicino dei pesci e vi danno l'opportunità di conoscenze nuove, di poter entrare in ambienti diversi, crearvi stimoli da un punto di vista sentimentale, specie se siete nati nella terza e nella prima decade. Urano imbronciato oggi, però può confondere le piste, rendervi svagati e sfuggenti, per chi vi ha puntato e vorrebbe farvi capire che ci tiene a voi. Fate attenzione e tenete le antenne sempre ben drizzate, senza fuggire. Lavoro e denaro? Ambiente simpatico, giovane e disinvolto, vi occorrono idee stimolanti da rielaborare e riproporre in una veste più accattivante. Tutto alla grande, dai commerci alle azioni legali, portati avanti con successo. Sul lavoro i vostri progetti incontreranno l'approvazione generale, nel commercio concludete ottime trattative, favorevoli per voi senza sbancare l'interlocutore. Par condicio e giustizia sociale la vostra bandiera. Bravi a scuola, vincenti in affari come nella vita. Siete ancora un po' in alto mare per le finanze. Le spese sono tante, soprattutto per chi ha famiglia, i figli costano e richiedono tanta attenzione. Vi attivate in modo costruttivo per una proposta molto allettante che vi è stata presentata in ufficio. Dare fondo a ogni vostra energia, alle competenze che vi hanno accompagnato nella vostra carriera professionale precedente, è d'obbligo. Nettuno, il vostro governatore ideale, in angolo benefico dal segno vicino dei pesci, vi offre l'occasione di un cambiamento determinante nella vostra attività. Sappiate coglierla al volo, specie se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 10 al 14 del mese di febbraio. Benessere. Belli, sani e dinamici, vi tenete in forma con il ballo e lo sport, basta anche la camminata quotidiana o la pedalata per andare al lavoro. Se allo specchio vi vedete robusti prendete lucciole per lanterne, colorito sano e una buona muscolatura sono sinonimi di salute. Dieta? Se proprio ci tenete sì, ma almeno aspettate dopo Pasqua. È la volta buona di decidersi a spegnere la televisione e ad accettare l'invito di una persona cara, sarà un'ottima occasione per distendervi un po' e per distrarsi mettendo da parte le preoccupazioni. Per lei, non trovate le parole per esprimere emozioni profonde? Diario o lettera vi aprono una porta magica sul piano della comunicazione. Per lui, corsa in auto o in moto, ma per distendervi i nervi mantenendovi incolumi, meglio allenarvi al parco con Snoopy alle calcagna. Colore delle emozioni, giallo crema. Barometro dell'umore, sereno. Pagellina del giorno. Sentimenti, 8, attività, 10, finanze, 6, benessere, 8. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.